Non si tratta di propaganda, ma di un esame che vorrei fare con voi. Dobbiamo guardare ed esaminare insieme che cosa? Noi stessi, per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri nati. Soprattutto, vedete, dobbiamo rifare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Mi chiederete perché rifare noi stessi, in che senso? Ecco, per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo, è un sentimento generale diffuso e soddisfacente, ma credo lavorare non basterà. E nel desiderio invincibile di quiete, anche se laboriosa, è il segno dell'errore. Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo e più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent'anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della sporcizia della politica, che mi sembra sia stato ispirato per due vite, teoria e pratica, concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è lavoro di specialisti. Comodo, Lasciate fare a chi può e deve. Voi lavorate e credete. Questo dicevano. E quello che facevano lo vediamo ora, che nella vita politica, se vita politica vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri, ci siamo scaraventati dagli eventi. Questa è la nostra colpa, io credo. Come mai noi italiani, con tanti secoli di esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, di un attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a se stessi, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto di fronte a qualche vacua rimbombante parola? Che cosa abbiamo creduto
creduto, grazie al cielo, niente. Ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto da una minoranza inadeguata, moralmente e intellettualmente. Questa ci ha depredato, buttato in un'avventura senza fine, e questo è il lato più roseo, io credo. Il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale, la mentalità di molti di noi. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi. Ciò che ci lega adesso non è un luogo comune, una parola grossa e vuota come patriottismo o amore per la madre che in lacrime e in catene ci chiama, visioni barocche, anche se lievito meraviglioso di altre generazioni. Non siamo falsi con noi stessi, ma non dimentichiamo noi stessi in una leggerezza tremenda. Al di là di ogni retorica constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l'estrema miseria in cui il nostro paese è caduto. Se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? L'egoismo, ci dispiace sentire questa parola, è come una doccia fredda, vero? L'egoismo ha tanta parte in quello che facciamo, tante volte si confonde con l'ideale, ma diventa dannoso, condannabile, maledetto proprio quando è cieco, soprattutto quando è nascosto. E se ragioniamo il nostro interesse e quello della cosa pubblica, insomma, finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante, perché da questo dipendono tutti gli altri e le condizioni di tutti gli altri. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che se tutto questo è successo è perché non ne avete più voluto sapere. Giacomo Olini, prima di essere ucciso dai fascisti a 19 anni, il 10 novembre 1944 sulla Piazza Grande di Modena. Un attimo in frigo. Oh, Laura, aspetta.